mancherebbe altro, no? Mi volevo collegare ad alcune cose che sono state dette, ma innanzitutto partire da quello che ha detto la signora prima, no? E vedere anche questo problema. Poi lì nel biglietto ci sono gli altri problemi che sono enormi, ma mi sembra che si sia focalizzata abbastanza l'attenzione, a parte insomma l'intervento molto esaustivo che ha fatto Andrea Gorlero, insomma, in termini generali sulla situazione economico-finanziaria a Sanremo. Volevo partire da quello che ha detto la signora, perché io non sono un tecnico come loro, Andrea è stato assessore all'urbanistica, Donzella presiede la commissione urbanistica, ambiente e territorio. Io mi sono interessato per motivi politici, anche perché nei due anni scorsi ho fatto il segretario provinciale di questo partito, ma io adesso in regione presiedo una commissione, che è la commissione cultura, formazione, lavoro, e c'è dentro anche la scuola, no? Signora, perché volevo partire da quello che diceva la signora? Perché ha toccato un dato fondamentale della vostra esperienza di questo quartiere, che io conosco in parte perché per motivi di lavoro io ho sempre girato la nostra provincia e non solo, no? E quindi ho avuto anch'io i problemi a parcheggiare qui, tanto per capirci, che sono i problemi delle radici culturali profonde nostre, dei nostri borghi, della nostra cultura. Da quello che è emerso, da quello che dicevate, è qui il patrimonio rappresentato da questa villa non è solo una struttura, una villa che comunque si può tranquillamente, visto che non ha vincoli, cambiare di destinazione d'uso, eccetera. Ma è un qualcosa che forse appartiene a tutta la vostra comunità, e io direi anche di espanderla, la comunità di Sanremo sicuramente, ma sono patrimoni storici, culturali, che appartengono a tutti, tanto più io che vivo in Peria, insomma, e che avete, poi qui in particolare a Sanremo avete una ricchezza, abbiamo una ricchezza di ville, di situazioni. Allora, partendo da questo presupposto, è evidente che pur in una situazione di difficoltà finanziarie che ci sono, allora bisogna trovare gli strumenti, e qui sono già state comunque indicate delle strade, perché questo non avvenga, cioè perché la dismissione di questi edifici non avvenga, perché è un po' vendere un pezzo della nostra anima, in fondo, di tutto dei nostri progenitori. Allora, tanto più se vengono fatte poi quelle che vengono poi definite speculazioni, no? Ha spiegato bene Donzella, no? Cioè si perdono dei patrimoni a favore di altri e non della collettività. La collettività poi cosa gliene viene? Gliene viene poco. Allora, quindi consideriamo questo dato insieme, e forse a cappello addirittura di quello che hanno detto loro prima. Consideriamo questo dato, consideriamolo insieme a tutti i dati tecnici, urbanistici, finanziari, eccetera, e troviamo insieme, col contributo che già stasera è una numerosa riunione, perché guardate, io che giro, che faccio incontri e tutto quanto, aver visto al sabato mattina, questa mattina un incontro piuttosto tecnico, insomma, 80 persone che hanno seguito attentamente per quasi 3 ore, vedere tutti quanti voi qui al sabato pomeriggio che ragioniamo, che discutiamo, vuol dire che c'è interesse, che si capisce che è un problema sentito. Donzella diceva, prendendo spunto da quello che succede in regione, facciamo una pressione anche, fra virgolette, capitemi, fisica, a trovare con l'amministrazione una soluzione, certamente in maniera urbana, decorosa, civile, perché se no poi ci si mette dalla parte del torto se si va a gridare, eh. Però intanto questo può essere un
un primo momento, trovare di fare magari un ordine del giorno, di fare una mozione. Adesso tecnicamente ogni comune ha i suoi, le sue metodiche, però costringere questa amministrazione a ritornare indietro su un progetto che è assurdo, assurdo sotto tutti i punti di vista che avete detto. Perché poi ci si viene a perdere, perché io potrei anche capire, lo dico brutalmente, in una situazione di difficoltà potrei anche capire che il comune alienasse un patrimonio perché ha bisogno di dire, guardate, devo fare una scuola, devo fare un asilo, devo fare un centro per anziani e non ho le possibilità, guardate, lo Stato non mi dà più i soldi, tramite la regione, eccetera, devo fare delle scelte. Ma non mi sembra questo il caso, mi sembra l'esatto contrario invece. Mi sembra levare un centro comunque di aggregazione, anzi che deve essere riqualificato assolutamente, e quindi trovare poi anche i mezzi per riqualificarlo, ma questa è un'altra partita, come si diceva prima, e quindi dare comunque delle opportunità di sviluppo, e qui vengo a quello che è connesso, scusate se mi dilungo, ma adesso concludo, a quello che a me sta molto a cuore, la cultura con la C maiuscola non è una cosa per iniziati, quello che va a leggere come ha fatto e l'ha dimostrato, io ritengo benissimo Benigni alla TV, quando anche al Festival di Sanremo, ma quando ha spiegato Dante, eccetera, per un fatto per pochi iniziati. La cultura è l'humus sul quale noi ci rapportiamo ogni giorno e facciamo le nostre cose, quindi dal signore che mi sembra faccia il commerciante, perché poi in fondo certamente lui ha il suo negozio, deve vendere, gli altri ci saranno gli impiegati, i pensionati, tutto quanto. Però se noi distruggiamo, come dicevo prima, quello che sono i dati portanti del nostro stare insieme, va bene, allora vale tutto. Vale che qui domani un sindaco dissennato prenda, porti le ruspe e ci faccia una lottizzazione, magari riuscirà anche a trovare il posto di fare i 20 posteggi, 30 posteggi che servono per la legge, ma non sarà un vantaggio per tutti noi. Allora, riqualificazione, che significa anche, e qui concludo, in termini di turismo, e qui sappiamo quanto ne abbiamo bisogno di incremento con questa meraviglia, e mi collego, della pista ciclabile che abbiamo. Guardate che ce la stanno invidiando in tutta Europa, perché se si va a vedere sui siti, non era meglio il trenino di cristallo. Il trenino di cristallo non serviva a nessuno, serviva solo qualcuno a farsi la pubblicità. La pista ciclabile vuol dire portare ricchezza, portare persone dall'estero, gente soprattutto dal nord Europa, certamente con i flussi turistici, con le agenzie che vengono e che hanno una ricchezza che non esiste in nessun'altra parte d'Europa, perché questa area, quando diventerà area 72, non più area 24, certamente trovando i metodi per tenerla come deve essere tenuta, è una ricchezza per tutti noi. Allora, unire un fatto di cultura come abbiamo in questo momento la villa qui allo sviluppo turistico e, come si dice, anche quindi anche commerciale, perché chi porta turismo porta gente, porta persone, e quindi favorisce anche chi vive in questo luogo, è un dato fondamentale per poter far vivere le nostre città, perché se no ci diventiamo, purtroppo rischiamo di diventare solo dei cronicari dove non ci sono più attività industriali, e non ce ne sono più da anni ormai, se non in piccolissima parte della nostra provincia, e non ci sono più, si rischia di non dare possibilità ai commercianti di espandersi, e poi andiamo a vivere in una realtà dove non c'è anche penuria di servizi per la gente. Ecco, quindi questo deve rappresentare, può rappresentare veramente, questa della Villa Mercede, un dato simbolico, culturale, quindi, e finisco, come dicevo prima, dall'inizio, un dato culturale del fatto che c'è una comunità che è di San Martino, però è anche di
e anche di Sanremo, ma anche di tutta la nostra provincia, che su questo deve ragionarci e deve portare avanti una battaglia. Ecco, e questo è l'auspicio. Poi i termini tecnici e politici anche di come portare avanti le cose, ci sono i consiglieri comunali, cioè il segretario cittadino del Partito Democratico, possono sicuramente meglio di me studiarseli in consiglio comunale. Però io penso che il mio contributo che mi sono permesso di darvi oggi, e io sono anche a disposizione con Massimo, anche il consigliere Scibilla, insieme a Donzella, insieme a Burlando, che Burlando l'abbiamo appoggiato anche bene quando è stato eletto. Quindi, che cosa significa appoggiare? Non pensiate che la regione venga e compri le ville e faccia perché no, non è. Ma per altre cose, domani c'è il piano regolatore che va. Se ci siete voi, i piani regolatori si analizzano, l'assessore alle infrastrutture Paita l'altro giorno, cioè cerchiamo di muoverci nella direzione. Per me è una cosa, io sono contento di avere. Infatti siamo qui a disposizione, non penso che noi le teniamo sulla gratticola. Non perché ci sono io Massimo in questo modo, no, noi siamo pro tempore, ma forse in altri momenti mai avrete visto persone che fuori dal periodo elettorale, io ci tengo sempre a dire, siamo fuori dal periodo elettorale. Lei sa meglio di me che l'altra sponda, con Scaiola e compagnia cantando e tanti altri personaggi, lo sa, no, come vanno le cose. Quindi voi non fate come loro, fate bene, tutto onesto a mattino. Certo. No? Ottimo. E vi ringrazio per la presenza, ringrazio tutti i consiglieri. Scusate, già che dobbiamo andare tutti in comune, però si perfeziona la cosa. Scusa, prego. Uno ci va dicendo io voglio l'asilo, un altro ci va dicendo io ci voglio la sala da ballo, perché questo ritrovo più o meno per gli anziani, io ci voglio una sala da tè, io ci voglio una sala di lettura, io ci voglio uno spazio perché i ragazzi facciano della musica. Cioè, già che facciamo 30, a parte la storia, perché insomma via Mercedes, la Villa Mercedes, la Chiesa della Mercedes, sono un valore, come dire, significativo, no? San Martino è grande, sta crescendo, la gente dice, ma sai là c'è quella villa, cioè è significativa di San Martino. Punto di riferimento. E quindi, già che uno ci va, il consiglio, non ci va così con la paura di dire una parola di troppo, stiamo dicendo, io alla mia età mi ci piacerebbe una sala d'incontro per gli anziani, un altro ci va, e questo mi sarebbe bellissimo, una sala da ballo. Che sarebbe bellissima. Una volta si ballava nel tornato. Insomma. Questa sala da ballo va ripresa.